L'architettura è importante perché è il correlato, come dire, spaziale della filosofia. La filosofia si occupa di capire cos'è una forma di vita. L'architettura di capire cos'è lo spazio della vita. Non c'è forma di vita senza spazio per la vita. Io prendo sempre l'esempio di Wittgenstein perché Wittgenstein è la prova di questa giuntura di queste tre cose. Era un ingegnere non laureato che in realtà ha costruito la casa per la sorella, è stato un grande appassionato di architettura, soprattutto di Adolf Loos. È stato un filosofo a tutti, in tutti i sensi, perché ha fatto della filosofia la sua forma di vita, il suo linguaggio espressivo, le sue scelte. Ma tutto il lavoro di Wittgenstein lo si può comprendere soltanto se lo si consegna alla dimensione artistica. Che cosa può significare mettere all'interno di sette proposizioni una cosa che si occupa della funzione di verità, una cosa che si occupa del senso della vita che si coglie allo scomparire di esso? È un gesto artistico in tutti i sensi. Queste tre cose messe insieme per me possono comporre l'affresco di una nuova forma di vita, però non la filosofia come disciplina, non l'arte come sistema dell'arte, non l'architettura come metodologia del progetto, cose del genere, ma la forma di vita, lo spazio per la vita è il silenzio. Questa per me è la cosa che è importante. Infatti gli artisti per esempio non dovrebbero parlare. Solo essendo artista che parla mi annoio. Forse quando hai intervistato Lea Vergine ti dici gli artisti sono noiosissimi, no? Gli artisti sono noiosi, non sanno niente. Perché non sanno? Perché lo fanno. Lo fanno. I filosofi non sanno fare nulla, ma sanno perché gli altri fanno. Per questo bisogna stare insieme.